Il tema delle fake news è un tema ormai di grandissima attualità, il tema delle calunnie, diciamo così, anche che spesso si diffondono grazie ai social. Così può capitare che un ristoratore di Lentini, Salvo Bordonaro, debba fare i conti con una di queste fake news, una notizia che si è diffusa in cui si diceva che l'attività, la sua attività era stata chiusa perché alcuni appunto sui social con molta facilità hanno scritto che il suo ristorante era stato chiuso. In realtà è un avvocato, siamo con l'avvocato Salvo Giuga, è ormai una cosa che capita di frequente perché ormai chiunque scrive sui social, insomma, quello che gli pare, la mattina si sveglia e scrive quello che gli pare senza accertare quello che sta per scrivere. In realtà quello che accade sui social è spesso molto grave. Possiamo spiegare perché è abbastanza grave quello che si scrive spesso sui social? Beh, diciamo che questo è l'aspetto negativo, l'altra faccia della medaglia della modernità, della modernizzazione, dei mezzi di comunicazione disponibili ormai alla portata di chiunque. Quindi chiunque che magari l'unica cosa che avrà scritto probabilmente il proprio codice fiscale si sente in diritto, dovere e soprattutto con la presunzione di averne la capacità di scrivere di tutto e di più. E quindi, come diceva un famoso autore, il web, la internet ha dato la possibilità a qualunque idiota, diceva lui, di avere diritto di parola. E questo è quello che purtroppo accade perché in molti più, magari non ragionando su quello che una parola può provocare, si ritengono come essere in un confessionale, di parlare con un amico e di parlare di qualunque cosa, ma lo fanno attraverso il sistema informatico che nel momento in cui si clicca, l'ultima, dopo aver scritto l'ultima frase, immediatamente entra nella percezione dell'intero mondo e quindi è molto facile che si cada nel reato, appunto disciplinato dal codice penale, da noi in Italia, dal codice penale con l'articolo 595, che è quello della diffamazione, e cioè quando si diffondono delle notizie a più persone, il codice parla di due o più persone, e paradossalmente anche diffondendo notizie che possono anche essere vere, ma purtuttavia, siccome la privacy dei cittadini comunque è tutelata, anche la verità deve essere racchiusa nell'ambito dei momenti, delle sfere, dei soggetti competenti a trattarle, non fatto oggetto di pubblico dominio. Ecco, questo è il reato a cui purtroppo tante persone quotidianamente, in ogni istante, si imbattono, si rendono Si imbattono, responsabili di avvocato, esso. appunto perché proprio non, come dire, si scrivono delle cose spesso senza averle verificate. Nella fattispecie la notizia della chiusura di questa attività era falsa e falsa, e quindi insomma si ingenuamente, forse ecco, si pecca in questo, si incorre nel rischio di cadere in un reato, di commettere un reato scrivendo qualcosa che non si è verificata prima, ecco, insomma. Ecco, il problema è questo, appunto, ingenuamente, intanto è ben noto, questo sì, tutti lo sanno, che la legge non ammette ignoranza e quindi il parlare, come nel caso a cui lei fa riferimento e di cui io professionalmente sono stato interessato, è esattamente quello, cioè, si diffonde una notizia magari nata, non si sa bene chi, e questa appunto la fake news, cioè non ricercare la fonte da cui origina, come voi giornalisti siete obbligati a fare, perché altrimenti sa benissimo quali sono le responsabilità. Ecco, allo stesso modo il privato cittadino che commette diciamo così, la stoltezza di diffondere notizie non verificate, non vere, ma anche se fossero vere, proprio il fatto di diffonderle in maniera gratuita, cioè quindi ledendo quello che può essere la reputazione, il buon nome, il prestigio di una persona, ecco, quello è il momento in cui si commette il reato, perché la reputazione è proprio il senso di appartenenza, della propria posizione all'interno della società, e quindi diffondere delle notizie che minano magari il lavoro, come nel caso
a cui lei si riferisce, il lavoro di tanti anni, i sacrifici, l'impegno profuso personalmente della famiglia, eccetera, su una sciocchezza, una notizia non fondata, ecco, questo è il problema. E su questo appunto io sono stato interessato, perché purtroppo tantissimi hanno commesso questa leggerezza di parlare con tanto di nome e cognome. Questa è la cosa incredibile, per questo dicevo, è come se si ritenesse di parlare con un amico e la cosa rimane fra di noi. Non è così. Nel momento in cui clicchi l'invio della frase che hai scritto, in quel momento anche in Giappone possono leggere quello che hai scritto, e quindi già immediatamente la giurisprudenza dice che, appunto, trattandosi della diffamazione di un reato che si concretizza istantaneamente, in quel momento non c'è più nemmeno bisogno di vedere se l'hanno letto uno o più persone, perché nel momento in cui il messaggio, la notizia è immessa in rete, e presuntivamente si presume che l'abbiano, è accessibile a tutti, anche perché, come lei sa, nel momento in cui la mette in rete non la puoi più ritirare, perché diventa di dominio di tutti. E lì si apre un altro tema che è importantissimo, anche un consiglio che possiamo dare, riflettere prima di scrivere. Di collegare, come si dice, collegare il cervello al proprio operato, quindi, e soprattutto, insomma, no, soprattutto non sono in condizione di dare consigli a nessuno, ci mancherebbe, però questo sì. Bisogna pensare che ogni azione ha delle reazioni, quindi provoca degli effetti, quindi un'azione, anche se magari fatta in buona fede, senza voler fare danno, molto spesso lo fa e ne fa tanto.